Ho voluto portare a Fermo Antonio Ligabue, che è un pittore che è molto conosciuto e molto amato, ma che continua ad eccitare la fantasia delle persone semplici, perché racconta una condizione umana, parlando di se stesso, e un mondo animale, parlando di animali domestici e di animali selvaggi, che sembra essere la proiezione del suo spirito, di una forza assoluta che l'arte generalmente non ha, perché si chiude in una dimensione contemplativa o autocompiaciuta. Gran parte del nostro Novecento è fatto di artisti obbligatori secondo un percorso che va dalle avanguardie fino all'astrattismo. Quando arriva come una folgore Ligabue non viene compreso. Gran parte della critica, penso a uno dei critici più conosciuti della mia generazione, che era Argan, neanche lo contempla come se non esistesse, perché non è classificabile. Ecco, la sua dimensione di non classificabile è quella che lo rende così attraente, perché c'è una verità immediata, una verità dell'istinto, una liberazione nella proiezione del mondo degli animali, di quello che lui ha dentro, essendo vissuto in condizioni di grande disagio, arrivato nella pianura padana a Gualtieri, lungo il Po, dove lui immagina un universo, un mondo, un diluvio universale, l'alluvione, ha vissuto l'alluvione del Polesine, quindi ha visto un mondo che si muoveva come se fosse il momento della creazione. E poi ha guardato, forse da bambino, negli zoo, quegli animali che stanno nella giungla, quegli animali che stanno in mondi irraggiungibili, che diventano la proiezione di uno spirito profondo dell'uomo, che è la rabbia, la rivolta, la ribellione. Quindi per tutte queste ragioni, compresi gli animali domestici, compresa questa slitta in cui improvvisamente una bufera fa imbizzarrire gli animali, oppure compresi i ghepardi che vengono aggrediti da vedove nere, c'è una fantasia che sembra perfetta per un mondo infantile che trova la sua rappresentazione nella infanzia perenne di Ligabue. E quindi portare Ligabue, un pittore così conosciuto e così amato, a Fermo, vuol dire portare molte persone a rivederlo, a compiacersi, a essere dentro quello che lui ha rappresentato, e consentire di guardare meglio un pittore che è al suo opposto, che ha vissuto anche lui isolato, a Fermo appunto, quindi è il pittore che viene da lontano e il pittore che sta nella sua città, chiuso in casa, con una concezione altissima della pittura e della ricerca, con una volontà di non comunicare con nessuno altro che le persone vicine a lui, quindi di non avere un grande mercato che è quello a cui gli artisti danno dagli impressionisti davanti le loro opere, ma viceversa concentrarsi in una ricerca in cui c'è tutta la storia della pittura italiana e straniera, occidentale e anche orientale. C'è un oriente in fondo nella concezione dipende, che è quello di un mondo perfetto in cui c'è ordine e misura e c'è Dio dentro la natura, per cui la contemplazione delle opere dipende corrisponde a quello che lui voleva con i suoi allievi, cioè insegnare la meditazione, la riflessione, la certezza che c'è Dio dentro di noi. Sono due posizioni molto lontane, quella di Ligabue dipende, ma io credo che in questa occasione Ligabue sarà amico dipende, perché quelli che verranno per vedere lui, attratti dalla forza che in qualche modo è già conosciuta e diffusa, conosceranno un pittore misterioso e altrettanto pieno di verità profonde da raccontare. E quindi mi pare che questo confronto, che non vuole essere un confronto motivato da niente, se non dall'isolamento rispetto alla grande storia dell'arte dei due pittori, sia un'occasione importante per vedere quello che ci si aspetta e per trovare quello che non ci si aspetta, ma che sarà sorprendente e tale da ripagare chiunque venga a vedere questa grande mostra a Palazzo dei Priori a Fermo.